Esattamente, esattamente Alfredo, grazie, buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori, mi unisco anch'io ovviamente ai tuoi ringraziamenti nei confronti del primo cittadino Donatello Di Pinzio, grazie sindaco per averci ospitato qui a Palazzo di Città, tra l'altro in una giornata abbastanza impegnativa anche sul fronte dell'informazione. Per quanto la riguarda, allora, qual è la situazione ad oggi? Ricordiamo insomma quello che è successo nelle ultime ore, ci sono 36, sono usciti fuori 36 positivi qui a Guardia Grele che farebbero capo, diciamo, a questa variante inglese per quanto riguarda il Covid-19, casi che però risalgono anche al mese di dicembre. Sì, buongiorno a voi e grazie per essere qui a Guardia Grele per dare un'informazione corretta su quello che sta accadendo, perché dalle prime notizie c'era anche un po' di preoccupazione da parte della cittadinanza, ma grazie agli organi di stampa stiamo cercando di far chiarezza perché la variante inglese che è stata individuata sulla nostra città non risale ad oggi, risale alla metà, dalla metà di dicembre in poi, solo che ne abbiamo avuto notizia e certezza qualche giorno fa. Naturalmente la variante inglese non ancora riusciamo a individuare il perché, ma parlando con i responsabili della ASL non è un contagio venuto in maniera diretta, ma sarà sicuramente un contagio di secondo livello che all'insaputa di qualche concittadino poi si è propagata sulla città. Come lei ha detto, ne sono 36, informazione data dalla ASL ieri, che risalgono da metà dicembre ad oggi. Molti di loro, dei nostri concittadini, sono guariti e quindi sono tornati alla vita normale. Questo è un risalto mediatico per un caso particolare perché nella nostra città ci sono stati individuati tanti rispetto alla popolazione, rispetto a quanti ne sono stati contagiati in altre parti d'Italia. Sindaco, lei ovviamente, lo diceva anche in apertura di questo collegamento, ha tenuto in queste ore a tranquillizzare la cittadinanza, ma notizia proprio di qualche ora fa che il 23 e il 24 di gennaio ci saranno screening di massa a Guardia Grele, screening che lei ha voluto fortemente dall'ASL. Sì, io della verità da novembre ho chiesto che si facesse un intervento mirato su Guardia Grele, su alcune zone di Guardia Grele dove vedevo che i numeri aumentavano. La RASL ha dato disponibilità, solo che al momento non è riuscita a riorganizzare, poi i casi fortunatamente sono scesi, si è un po' attenuata. Poi successivamente, con fine dicembre, con questi numeri elevati, sentita la direzione generale, ho chiesto di intervenire in maniera massiccia. Ma devo ringraziare sia il direttore generale della ASL che sua Eccellenza il prefetto che stanno lavorando non solo su Guardia Grele ma sull'intera provincia di Chieti perché siamo 8 comuni che abbiamo dei casi sopra la media, noi soprattutto per la variante inglese e iniziamo da Guardia Grele e anche oggi ho avuto notizia della collega di San Salvo che fa insieme a noi il 23 e il 24 di gennaio lo screening di massa alla popolazione. Noi inizieremo a dire la verità giovedì mattina con i ragazzi delle scuole superiori e poi il 23 e 24 sull'intera popolazione. Alfredo, linea a te allo studio per qualche domanda con il sindaco Di Prinzio. Sì, sindaco, intanto se ci conferma che sono oltre un centinaio i casi attivi a Guardia Grele, così abbiamo letto bene? Sì, ad oggi, o meglio, ad ieri sono 107 i cittadini positivi. Devo dire anche a supporto di tutto che nell'ultima settimana i positivi si sono fermati o c'è un caso, 2 casi al giorno, o qualche giorno nessun caso. Questo ci rassicura anche, vuol dire che la ASL è riuscita ad operare bene col servizio di prevenzione per bloccare diciamo, questi focolai e comunque con le quarantene siamo riusciti già con questa fase di attenzione a limitare un po' i contagi. Altra domanda che le faccio, sindaco, di ordine di carattere più generale, perché Guardia Grele ha un ospedale, anche se è stato declassato appunto di primo intervento, anche insomma, lì, questa è un'area critica per la vostra città che, sebbene piccola, comunque ha un presidio sanitario importante per tutta la zona intorno a Guardia Grele, così.
Sì, ha toccato un tasto che a noi sta molto a cuore e sono molti anni che, anche se ci sono avvicendamenti nell'amministrazione comunale, tutti cerchiamo di ripotenziare o di dare una valenza maggiore alla struttura ospedaliera. Oggi è un PTA, punto territoriale di assistenza, con un PP, sono tutti acronimi e sigle che i cittadini cominciano anche a essere stufi di sentire, ma dobbiamo dare i servizi. Infatti all'inizio dell'anno ho fatto una mia nota alla direzione generale proprio per cominciare anche a lavorare sul ripristino dei servizi territoriali alla cittadinanza, poi anche il passaggio successivo per cercare di dare una sua veste di ospedale o comunque di servizio che vada anche a decongestionare l'ospedale di Chieti o altri ospedali più grandi che si trovano soffocati dalla mole di accessi che loro ricevono. Non parliamo solo in questo particolare periodo del Covid, ma anche in precedenza con l'ordinaria amministrazione. Allora anche i dipendenti che lavorano, i medici che lavorano negli ospedali più grandi, si trovano a soffrire. Quindi un ospedale come Guardia Grele o comunque una struttura come Guardia Grele, che ha tutto per essere un ospedale, può essere comunque un presidio territoriale, quindi i servizi radiologici, gli ambulatoriali, anche una residenza non diciamo per acuzie, ma comunque possa sopperire a una popolazione dell'entroterra che è una popolazione abbastanza anziana, e quindi possiamo evitare di far fare chilometri e chilometri alle famiglie per curare i propri anziani con tutto quello che può servire. Nello stesso tempo il PPI, che è un punto di primo intervento, ex pronto soccorso, che serve soltanto per trasportare le persone che hanno necessità in altri ospedali, allora che possa essere anche un presidio di soccorso che possa curare anche i codici bianchi e i codici verdi, che vanno oggi invece a creare assembramento, questo è il termine che si usa oggi, ma comunque ad aumentare la presenza nei pronto soccorsi dove ci sono casi molto più importanti. Ecco, questo sarà sicuramente un argomento che inizierò a trattare in maniera molto più pesante appena ci possiamo liberare da questo virus e cercare di cominciare a rivivere una vita normale, affinché anche la ASL, la sua direzione, possa avere anche le risorse per iniziare a riconfigurare quello che è la struttura ospedaliera di Guardia Grele. Paolo, per la chiusura del collegamento, a te. Sì, per la chiusura due domande flash al sindaco, ovviamente restando a parlare del tema di questa pandemia. La prima domanda, lei prima parlava dei ragazzi delle scuole che saranno sottoposti a questo screening, come c'è stata e com'è stata la ripresa per quanto concerne le scuole qui a Guardia Grele, considerando che ci sono anche ragazzi che vengono dai paesi limitrofi? E poi la seconda domanda, come sta reagendo il tessuto economico di Guardia Grele, paese che vive anche e soprattutto di turismo, in questa situazione? Perché è chiaro che tra zone rosse e zone arancioni esercenti, ristoratori, bar stanno soffrendo davvero tanto. Sì, mi fa piacere che abbia rivolto queste domande. Per quanto riguarda la scuola, già prima della riapertura, dopo le vacanze natalizie, abbiamo richiesto alla TUA, alla Regione, che ci fossero le corse bis, tant'è che la proposta è stata accettata. Comunque già la Regione aveva organizzato la sua struttura in tal senso, e abbiamo degli autobus dedicati in aggiunta a quelli della TUA, quindi anche lì abbiamo cercato di diminuire il contagio tra i ragazzi. Poi la scuola, che sta lavorando al 50% per le superiori, anch'essa aiuta tantissimo, e sentendo anche le dirigenti scolastiche sono molto, molto rassicuranti, perché all'interno della scuola si rispettano rigorosamente le norme e i ragazzi sono al sicuro. Quindi abbiamo preso anche le precauzioni per il trasporto scolastico. Certo, il tessuto economico della città ne sta risentendo, perché anche con delle mie ordinanze ben precise, il mercato domenicale, che per Guardia Grele è un punto di attrazione anche per i paesi vicini, purtroppo non sto facendo fare, ho fatto le ordinanze di chiusura del mercato domenicale, e questo va a colpire l'economia degli ambulanti, ma allo stesso tempo anche i ristoratori e gli altri esercenti. Come ha detto bene lei, un giorno siamo zona rossa, un giorno dopo siamo arancione e poi siamo gialla, anche loro nella loro organizzazione non riescono neanche a stare dietro a questo. Certo, come noi anche gli altri, noi abbiamo una vocazione turistica, spero che questo
questo diciamo accentramento mediatico che si sta avvenendo su Guardia Grele oggi possa essere positivo per il dopo pandemia, affinché Guardia Grele venga conosciuta veramente per quello che è, per la sua posizione strategica tra il mare e la montagna, per le sue bellezze storiche, culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. Quindi Guardia Grele oggi viene conosciuta in tutta Italia e Guardia Grele oggi deve essere conosciuta anche per quello che ha di bello, non soltanto perché c'è la variante inglese. Benvengono dopo a virus, pandemia debellata, anche gli inglesi saranno ben voluti nella nostra città.